Mauro Caroscio, delegato AIS Torino, l'associazione che da 50 anni promuove la conoscenza del vino non solo per i sommelier ma anche per tutti gli appassionati di questa bevanda. Iniziamo l'anno con una degustazione di Rouquet, un vino che era quasi scomparso negli anni 70, è stato ritrovato dal parroco di Castagnole Monferrato, ha ottenuto la DOC e nel 2010 anche la DOCG, per cui è un vino che tutto sommato è da valorizzare anche perché è un vino autoctono. Certo, abbiamo pensato di dedicare una serata al Rouquet come facciamo anche abitualmente ai nostri vitigni autoctoni, anche i più meno conosciuti, anche i più meno bevuti sostanzialmente. E quindi il Rouquet rientra un po' in questo percorso, abbiamo fatto sul Pelaverga, sul Grignolino, adesso sul Rouquet, proprio per dare un po' un'immagine di quella che è la produzione, quindi attraverso la degustazione un po' di tutti i produttori sostanzialmente, ma anche quella di mettere a punto quelle che sono le caratteristiche del vitigno, appunto riscoperto, potremmo dire recentemente, benché un vitigno antico, e poi ovviamente con l'ottenimento della denominazione d'origine controllata e garantita rientra un po' in quelli che sono i vitigni maggiori o quelli su cui la nostra regione punta insieme al Nebbiolo, il Doceto, la Barbera, e ovviamente anche i vitigni minori rientra questo vitigno tipicamente monferrino della zona di Castagnole Monferrato, sì. Una caratteristica del Rouquet è che è previsto nel disciplinare. Qualcuno lo fa in purezza, altri però possono, è consentito un 90% di Rouquet e poi un'aggiunta di 5% di Barbera e 5% di un altro vino per valorizzare proprio il territorio. Sì. C'è, tendenzialmente la produzione è in purezza, quindi lo producono, si può dire, al 100% vitigno Rouquet. La possibilità di, come ultimamente i disciplinari consentono, dell'aggiunta di altri vitigni autorizzati ovviamente, consente, non è proprio considerato un taglio, ma ovviamente la purezza totale del vitigno molte volte può creare anche una serie di incomprensioni, inconvenienti. Poi ovviamente sta ai produttori la scelta delle uve consentite in questa eventuale aggiunta oppure se vinificare in purezza. Gian Domenico Negro, enologo ma anche affinatore di formaggi. Il Rouquet, il protagonista di questa serata, è un vino che alcuni dicono che è indicato per i giovani e per le signore. E allora che formaggi gli abbiniamo? Ma sicuramente il Rouquet si abbina meglio a formaggi abbastanza strutturati. La complessità aromatica del vitigno si sposa meglio con formaggi semistagionati. Sicuramente un Castelmagno può essere un formaggio interessante per questo vino. Stasera io ho fatto una scelta diversa. Ho portato tre formaggi di tre parti diverse d'Italia. Formaggi che sono solo di animali allevati al pascolo per puntare un po' l'attenzione sul fatto che i grandi formaggi sono solo fatti al pascolo. Esattamente quali sono? Abbiamo un formaggio piemontese che è un po' fuori stagione ma è una premier per questa serata, che è una robiola di capra della Langa Astigiana. Poi abbiamo un caciocavallo ragusano, quindi siamo in Sicilia, latte di mucca, pasta filata, e un grande pecorino del Lazio. In aggiunta un ricciolo di un burro particolarissimo che si chiama Manteca, che è fatta sulle montagne del Molise e della Basilicata dagli allevatori della vacca podolica.